Allora, in primis chiediamo un'affluenza importante alla città di Bari, alla tifoseria e alle istituzioni di far capire che questa multiproprietà va combattuta come? Cambiando le leggi, non si può mantenere fino al 2028 e lasciare in balia delle onde una città e una tifoseria in mano a un padre padrone. Noi non siamo secondi a nessuno, come dice il nostro slogan, siamo una tifoseria passionale e quindi dove abbiamo presenza, abbiamo tradizione, quindi non si può trattare come una seconda squadra. Tra l'altro le dichiarazioni di De Laurentiis hanno messo, diciamo, un punto di rottura definitivo, direi, questa situazione. Sì, sono dichiarazioni fatte dal padre, dichiarazioni che hanno contribuito in più ad inasprire gli animi, a far inferocire ancora di più la gente, perché lui poi è puntuale in qualsiasi evento importante che c'è stato quest'anno, lui ha messo la ciliegina sulla torta, ma alla fine le sue parole non ci toccano, perché noi sappiamo quanto valiamo, la nostra città quanto vale, la tifoseria. Lui l'ha fatto anche perché lui vuole ottenere in Lega il suo obiettivo, che è quello di avere due squadre in massima categoria oppure nelle prossime leghe. Assolutamente, una tifoseria che non ha fatto mai mancare il proprio apporto, è stata leale dal prima all'ultima giornata, riempiendo lo stadio per una finale di play-out che non meritava altri palcoscenici questo campionato rispetto a quello che è stata la conclusione dello scorso. Quindi la città è stata impeccabile e oggi lo sta dimostrando, siamo solo all'inizio di questa grande storica giornata. L'assessore allo sport Pietro Petruzzelli, oggi è una giornata importante, Bari dice no alla multiproprietà. Beh, sono cambiate le regole del gioco, scadeva quest'anno ma poi è stata prorogata di altri 4 anni e questo è un problema anche perché la città di Bari non vuole essere seconda a nessuno dal punto di vista calcistico e le migliaia di tifosi qui in piazza vogliono dire questo. E ci aspettiamo un clima diverso, ci aspettiamo un atteggiamento diverso e forza Bari. Con Alberto Parigino, la vecchia guardia, anche qui per dire no alla multiproprietà. Certo, no alla multiproprietà è quello, infatti lo slogan è quello, no alla multiproprietà, Bari contro la multiproprietà. Sapevamo già cosa andavamo incontro, purtroppo ci siamo trovati dopo qualche anno in una situazione che conoscevamo già e ora la dobbiamo affrontare seriamente, così. Certo, è arrivato sicuramente il momento di mettere il punto contro a questa società, come hanno detto anche i più grandi esponenti della curva, siamo l'unica società che ha ancora questo grande problema e quindi veramente la città non ne può veramente più. E siamo qui oggi in piazza a manifestare tutto il nostro disappunto per la multiproprietà, perché comunque siamo gli unici ad avere la multiproprietà in Italia e in Europa già è un problema che si è dissolto, ad esempio il City che ha anche il Palermo
è un nostro limite, perché non andremo mai in Serie A con la multiproprietà. Messaggio al presidente De Laurentiis. Vendi. È insostenibile, ci voleva una manifestazione fisica, siamo ormai abituati solo ai social, alle manifestazioni virtuali, vedere un po' di gente oltre i gruppi, anche tifosi fra virgolette normali di altri settori, non della curva, è importante, la risposta della città è importante. Assolutamente, anche perché comunque Bari non merita una gestione del genere, non protestiamo contro la multiproprietà. Bari è una piazza troppo importante, una delle piazze importanti d'Italia, non meritiamo la Serie B, non meritiamo nemmeno la Serie A, meritiamo di stare nella prima parte della classifica della Serie A. Quindi è giusto che alziamo la voce ed è giusto anche questa iniziativa da parte degli ultras. Qui con i tuoi figli per dire no alla multiproprietà, anche per il loro futuro, diciamo, da tifosi del Bari, no? Loro vorrebbero la Serie A. Assolutamente, mi sembra giusto essere qui in questo momento per manifestare il nostro pensiero, che va in modo diametralmente opposto rispetto alla gestione di questa multiproprietà, che ci sta relegando ad una posizione che questa città non merita. Che cosa ti senti di dire, appunto, no alla multiproprietà? Che questi siamo, non siamo la seconda squadra di nessuno e se ne deve andare, perché non può stare più, cioè fa troppi errori, deve andarsene. Voleva andare in Serie A, ma non ce la facciamo. Quindi? Ci ho sperato in quella finale l'anno scorso, però non ce l'abbiamo fatta. Assolutamente sì, spero vivamente che questa contestazione smuova un po', diciamo, la situazione di questa maledetta multiproprietà, perché a Bari non va bene, non fa bene e non fa bene a questa gente, che per l'ennesima volta risponde presente e si è riunita contro questa società che purtroppo decide vivamente di restare purtroppo ancora a Bari. Secondo me è una cosa che va risolta il più presto possibile. Come, secondo me, Laurenti sbaglia a non vendere prima del 2028 e siamo qui apposta per far vedere quanto valiamo. Tra l'altro Bari non è la seconda squadra di nessuno. Infatti non siamo né secondo né nessuno e dobbiamo dimostrare chi siamo. Sì, perché serve chiarezza, Bari non si può permettere un'altra stagione come questa e non possiamo essere secondi a nessuno. È vero, perché noi non siamo secondi a nessuno, il Bari è il Bari. Sì, De Laurentiis deve assolutamente vendere, perché noi ci siamo stancati di questa multiproprietà. Noi vogliamo un presidente che ci metta al primo posto, quindi questo voglio dire.